Vice President, how are you first of all? How is the situation in Kiev? Situation in Kiev is very terrible. It's humanitarian catastrophe, not only in Kiev, but mostly in eastern part of Ukraine, in Kharkiv, in Kherson. Kherson is the south, next to Odessa. Odessa still more or less okay, but Nikolaev, Kherson under huge pressure, and around Kiev, suburbs of Kiev just destroyed, demolished. People lost their houses. Only yesterday, by one shot, was killed almost 50 people. It's in Kiev. So Kiev under bombing attack, rockets. They use forbidden weapon like cassette bombs. They just killing civilians on the streets. This is terrible disaster. We could not imagine this can happen in 2022. I cannot describe with the words what's happening right now in Ukraine. It's terrible, terrible war, very cruel war, which we not deserve. Absolutely. Voi state lavorando oppure i tribunali sono chiusi? No, i tribunali sono aperti e nonostante tutte le difficoltà, noi avvocati stiamo fornendo assistenza legale a chi ne ha bisogno. Garantiamo il diritto ad essere tutelati a chiunque venga portato in tribunale. Ci sono gli uffici per il gratuito patrocinio, coordinati dal Ministero della Giustizia, ma in realtà sono gli avvocati che forniscono assistenza legale gratuita. Ci sono avvocati disponibili in ogni regione. Talvolta, soprattutto durante il weekend, quando c'è un'operatività ridotta, vengono inviate richieste in diverse regioni. Ad esempio, se c'è bisogno di un avvocato nella parte orientale dell'Ucraina, ma non si riesce a trovarne uno, abbiamo un servizio telematico per il contenzioso, un tribunale telematico, grazie al quale l'avvocato può collegarsi dalla parte occidentale dell'Ucraina e fornire aiuto ed assistenza. Inoltre, l'Ordine Nazionale degli Avvocati ha appena creato una guida per il nostro popolo, per i cittadini ucraini e per l'esercito. Guida che è stata ufficialmente trasmessa a tutti su come comportarsi, su come trattare i prigionieri di guerra, perché siamo esseri umani e dobbiamo trattare anche loro come esseri umani. Questo è quello che siamo riusciti a fare. Abbiamo raccolto tutte le informazioni dalle convenzioni internazionali, le abbiamo tradotte e le abbiamo divulgate a tutti. Perché in Ucraina adesso abbiamo istituito gli enti per la difesa territoriale. In ogni città, in ogni cittadina o paesino, abbiamo un ente locale per la difesa territoriale. Lo Stato ha fornito loro delle armi. Si tratta di enti che proteggono le loro case, i loro paesini, le loro strade. Quindi abbiamo fornito queste informazioni anche agli enti per la difesa territoriale, perché in ogni regione abbiamo un ordine forense regionale che fa capo all'Ordine Nazionale degli Avvocati e distribuiamo queste informazioni attraverso di loro. Abbiamo creato una chat speciale su Telegram e su altri media tramite cui divulghiamo tutte queste informazioni. Per quanto riguarda le donne e i bambini, eccetera, dovete capire che qualunque uomo in grado di imbracciare un'arma lo ha fatto. Hanno messo da parte le leggi, i codici, le aule di tribunale e hanno imbracciato le armi. Invece le donne con bambini piccoli o genitori anziani hanno abbandonato il paese o comunque le zone pericolose dell'Ucraina per fuggire verso l'Ucraina occidentale. Noi le stiamo aiutando a trovare rifugio e quanto necessario. C'è stato un momento difficilissimo durante il secondo giorno di guerra. Una nostra collega avvocato, anzi in realtà erano due, che vivevano nella stessa casa, in un edificio molto alto di 32 piani e un missile ha colpito l'edificio al 23esimo piano. Era pilotato. Questo missile è arrivato dritto nella loro camera da letto. Grazie al cielo le due donne si erano nascoste in bagno e si sono salvate per miracolo.
Noi aiutiamo questa nostra collega avvocato perché lei è sola, non ha marito e ha un figlio. Ha anche salvato un altro bambino, il figlio dei vicini. È un'eroina. Le abbiamo fornito aiuti economici, un tetto sulla testa, cibo, vestiti e quant'altro. Questo è quello che stiamo facendo. In questo frangente ci teniamo anche in contatto con i nostri colleghi all'estero il più possibile. Abbiamo annunciato un appello per la nazione, che ora è stato pubblicato sul nostro sito web con la firma della nostra presidente. Prima ero io ad occuparmi personalmente di parlare individualmente con ogni singolo ordine forense all'estero, ma siccome non possiamo più farlo in questo modo perché ci porta via troppo tempo comunicare con tutti, abbiamo deciso di pubblicare questo appello per le donazioni sul sito web ufficiale dell'Ordine Nazionale degli Avvocati. L'indirizzo del sito web è unba.org.ua. Basta andare su internet e nella sezione inglese troverete un appello per la nazione firmato dalla Presidente dell'Ordine Nazionale degli Avvocati, Lidia Izovitova. Lei ieri ha creato un organismo di vigilanza formato da eminenti avvocati di varie regioni dell'Ucraina che si occuperà di distribuire queste donazioni che stiamo ricevendo dai colleghi di altri paesi. Si tratta di aiuti economici. Grazie al cielo il nostro sistema bancario è ancora operativo, funziona benissimo e sta salvando vite. Infatti, prima della guerra avevamo intrapreso una digitalizzazione su vasta scala, grazie alla quale ora siamo in grado di fornire soldi a tutti mediante trasferimenti di denaro online, su carte di credito e via dicendo. Funziona bene. Adesso la Banca Centrale Ucraina e tutte le altre banche del paese forniscono servizi come se fossero aziende, con alcune limitazioni che però non sono di grande ostacolo. Le persone che ricevono questi soldi possono comprarsi da mangiare, le medicine. Il nostro ente di beneficenza, che in questo periodo di guerra viene gestito dall'organismo di vigilanza di cui parlavo prima, distribuirà denaro e pubblicherà un resoconto accessibile a tutti una volta che gli aiuti economici saranno stati distribuiti. Non utilizziamo questi fondi per nessun altro scopo, soltanto per aiutare esseri umani, solo per aiutare la gente a sopravvivere con beni di prima necessità. Inoltre, lavoriamo in stretta collaborazione con l'IBA, l'International Bar Association, l'Associazione Forense Internazionale. Loro ci hanno inviato degli aiuti economici sostanziali, non sostanziali, ma sapete, per noi in questo frangente ogni centesimo è sostanziale. Ci hanno inviato $5,000 americani e noi siamo molto riconoscenti per questa donazione. Ci hanno anche fornito una app speciale che si chiama iWitness, testimone oculare. Gli avvocati possono scaricarsela sul proprio telefonino per documentare i crimini di guerra. Tutte queste prove saranno raccolte e inviate alla Corte Penale Internazionale competente per giudicare i crimini contro l'umanità. Quindi queste sono le azioni che stiamo mettendo in campo. Inoltre, in ogni regione abbiamo creato un focal point facente capo a ogni ordine forense regionale, dotato di linee telefoniche di emergenza per coloro che si stanno trasferendo da una parte all'altra del paese. Le persone possono chiamare questi numeri di emergenza per chiedere di aiutarle a trovare un posto dove rifugiarsi. In breve, questa è la situazione. Se ha domande, sarò lieto di rispondere. Sì, ho un'altra domanda. Com'è la situazione delle donne ucraine, madri e avvocate? Le madri e le avvocate ucraine, ma direi le donne ucraine in generale, vengono preferibilmente trasferite nella parte occidentale del paese. La nostra compagnia aerea di bandiera fornisce trasporto gratuito, accordando priorità nei trasporti alle donne, ai minori e agli ultra sessantenni. Diamo priorità alle nostre donne e ai bambini, anche se godono di pari diritti rispetto agli altri cittadini, ma abbiamo scelto di dare loro la priorità perché sono più fragili, devono prendersi cura dei bambini e gli uomini che accompagnano le loro famiglie in posti sicuri poi tornano in battaglia. In seno al nostro Ordine Nazionale degli Avvocati abbiamo un comitato speciale per le politiche di genere.
Il direttore e il coordinatore di questo comitato, che sono membri dell'Ordine Nazionale degli Avvocati, in questo momento sono molto attivi sul piano civile, aiutano gli altri colleghi il più possibile. Vede, quello che davvero possiamo fare in questo momento è sostenerli economicamente. Riceviamo le richieste e distribuiamo gli aiuti. Ci stiamo occupando di questo adesso. Solo un'altra domanda, Valentin. Quali strumenti del diritto internazionale è possibile utilizzare contro la Russia? Non lo so in questo momento, perché non abbiamo avuto il tempo di rifletterci approfonditamente. Ma penso che voi, in qualità di nostri colleghi internazionali, dobbiate collaborare con il CCBE, il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa, perché il CCBE ci ha inviato una lettera dicendo che loro sono in contatto con tutti gli organismi internazionali competenti che adottano tutte le normative di diritto internazionale applicabili in questi casi. Come ho detto, noi stiamo raccogliendo le prove, è tutto ciò che possiamo fare, ma adesso chiediamo ai nostri colleghi all'estero di occuparsene. So che più di 30 paesi hanno chiesto al procuratore speciale dell'ICC, la Corte Penale Internazionale, di aprire un'inchiesta e lui ha avviato le indagini, ha già inviato i suoi a raccogliere le prove, quindi ognuno sta facendo ciò che può. Bene, va benissimo allora. Grazie infinite, Valentin. Grazie a voi. Noi siamo con voi, siamo vicini agli avvocati ucraini. Ringrazi da parte nostra la Presidente dell'Ordine. Sarà mia cura inviarle subito i vostri più cordiali saluti. Grazie, arrivederci.